Ciao a tutti ragazzi, io sono Matt e oggi ci ritroviamo sulla Deltacraft. Allora, cosa faremo oggi? Innanzitutto abbiamo ovviamente fatto off camera altri semi della Magical Crop e in particolare abbiamo fatto i semi dell'esperienza che comunque vi farò vedere dopo. Sono nella serra a potenziarsi. Allora, qua è da un bel po' che non passo. Sì, è da un bel po' molto, a quanto vedo. Allora, innanzitutto attiva la magnet come al solito. Qua abbiamo fatto il nostro apiari. No, non è un apiari ma una bee house. La differenza sta nel purtroppo fatto che non possiamo mettere i frame, quindi aumentarne la produttività delle api. Allora, vediamo un po'. Ah, cosa ho fatto altro? Innanzitutto no, non devo entrare qui dentro, devo andare qui. Anche a te, lupo. Siamo andati a raccogliere un'ostrica e poi ovviamente il tipo della quest ci ha dato più di un'ostrica come reward. Ma stavo guardando, ah, mi ha dato il libro. Allora, c'ho lo zaino, quindi prima di fare altre cacchiate mettiamo un po' di roba qui dentro. Alle tigri piace il pepe ma odiano la cannella. Grande Alan. Allora, dicevo, abbiamo raccolto una di queste, tanto sono morto anche nel tentativo di raccoglierle, sono morto soffocato. Infatti, come vedete, abbiamo la tomba che purtroppo non posso posizionare. Sarebbe stato bello poterla posizionare e farci magari qualcosa di carino, dato che mi ha dato la tomba. E in ogni caso, il questbook ce ne ha dato altre 8 e noi abbiamo ovviamente ha approfittato di ciò e le abbiamo messe tutte e 8 a farmare. Allora, quindi qui abbiamo fatto praticamente tutto per il momento. Poi vedremo quando ci sbloccherà qualcos'altro. Qui non ne ho voglia di fare crafting comunque della botania. Ne approfitteremo magari più avanti. Ah, poi ho fatto il Tavonomicon. Quindi, cosa ci rimane da fare? Ci rimane da fare il Carpenter, cosa abbastanza stupida. A quanto ci ricordiamo, allora ci servirà del vetro in quantità di 2, del bronzo che abbiamo sotto, almeno che non l'ho tirato fuori da qui. Allora qui ce ne... no, queste sono 3, questi sono 3 e questi, ok, perfetto. Quindi prendiamoci i nostri bronze e abbiamo il nostro star di casing. Poi ce ne servirà un altro purtroppo di bronzo. Dove cacchio? Che stupido. Ok, quindi facciamo così. No, non così. Star di casing in mezzo e vetro qui. E abbiamo ottenuto il nostro carpenter. Ci darà 16 water can. Non so a cosa mi possono servire, ma I shall kill you squishy. Va bene. Però quello che mi viene il dubbio, una cosa di cui mi viene dubbio: questi macchinari vogliono energia Buildcraft per funzionare, RFM, Joule, quello che è, però vogliono energia per poter funzionare. E io come cacchio gliela do l'energia? Allora, questo dovrebbe essere lo Squeezer. Squeezer! Quindi vediamo il crafting della centrifuga. Copper e Star di Casing, che è abbastanza stupido. E il crafting del... qual era l'altro? Ah, lo squeezer. Dovrebbe avere il tin. Crafting abbastanza stupidi. Allora, abbiamo il tin. 6. Abbiamo il copper. Però non abbiamo il vetro. Ah, qui gli facciamo fare... Ah, questo sistema era per farmi fare il clear glass molto più velocemente. E questo ovviamente è per farmi fare i lingotti molto più velocemente. Mi apri la cassa forse. 58. Qua non è rimasto niente. Qua mi sta facendo... Che cazzo mi stai facendo? Ah, giusto, è vero. No, dove l'ho messo? Eccolo qui.
Block of Coal. Però non li voglio mettere tutti, se no ne mettiamo 10 per il momento. For the moment. Prima di tutto facciamo 1-2, perché ci serve lo star decaying. Quindi 1-2. Non sprechiamoci il bronzo. 1-2-1-2. Tin. Poi copper. Opla. E centrifuga. Vediamo cosa ci dice. Claim reward on a drop. E claim. Ah, posso. No. Ah, c'ho l'inventario pieno. Ok, qua le perle. Poi la sposterò. E claim reward. Perfetto, qui per il momento penso sia tutto ok, tutto a posto, tutto a posto. Qua ok, dobbiamo fare quella. Feeding. Salti. Ah, c'ho sbloccato. No, questo lo faccio off camera. Ve li risparmio i libri, ovviamente. Allora, dovremmo fare in teoria la Coke Oven, il Nether Rutile Ore che si va a raccogliere. Ah, il Blacksmith Anvil. Vuole 3 brick construction block, un Nether brick e 3 Burnt brick. Allora, dovremmo avere il tutto, perché stavo facendo proprio il Burnt brick per quello. E per fare quelli construction block bisogna fare due, cioè degli iron bars lì e poi 1 2 1 2 1 2 1 2. Poi ne mettiamo uno in più qui perché tanto ci servirà. Ok, 3 1 e 3 e Blacksmith Anvil. Allora io direi di metterli qui, tanto ok non li posso prendere perché sono stracolmo di roba. Poi vediamo anche come funziona il Blacksmith Anvil. Il Blacksmith Anvil. Oh, dammi il martello, bravo. A vedere, dovrebbe fare così. Ok. Oh, per un attimo mi è venuto un infarto. Allora, aprimi il questbook. Non posso claimare perché c'ho la roba. C'ho l'inventario un po' pieno e possiamo claimare e ci dà il Blacksmith Assistance. Oggetti di una mod che ancora non conosco. Posiamolo a terra, vediamo cosa fa. Niente. Vediamo le altre quest che dobbiamo fare. Allora, vabbè, i golden e i sandstone. Avevo fatto gli oro. Gli oro. Avevo fatto i lingotti d'oro, quindi no problem. Avevo fatto anche la sandstone, se non erro, se non Elrond. Così otteniamo i tubi d'oro. No. E così otteniamo i tubi della sandstone, che se non sbaglio non si connettono agli inventari. Si connettono agli altri tubi, ma non si connettono agli inventari. Per esempio una fornace, una cassa, eccetera, eccetera. Quindi può essere utile se magari vogliamo passare un tubo a fianco a una cassa, ma magari è. Iron, clay, obsidian e void. Se mi serve. Allora, i void non li posso fare, perché mi serve la redstone. E la redstone ancora non ce l'ho. Per quanto riguarda gli altri, sì, li possiamo fare, ma ritorniamo allo stesso discorso. Non. Hanno fatto pure i tubi di clay. Non so a cosa servono, sinceramente. Poi vabbè, vedremo quando li dovrò fare. Allora, vediamo cosa ci rimane da fare. Are you avoiding me? Ma questo void upgrade io lo potevo fare. Ah, obsidian e due pistoni. È abbastanza stupida da fare. Allora, tutto. Librami un po' l'inventario. No, grazie. Magari i macchinari della forestry finché non mi serviranno li mettiamo qui dentro. Poi i semi che devo buttare li buttiamo. Due pistoni. Uno e due e ossidiana. Void upgrade. Claim reward. Ce ne dà un altro.
Penso che distrugga gli oggetti quando il barrel è pieno, in questione è pieno. Quindi qui abbiamo fatto tutto, 94%. Non ci fa completare niente al 100%. Allora, in teoria dovremmo fare questa, però vediamo se c'è qualcos'altro. Ah, la canna da pesca. Ah, la, piari, e ce n'è da 4. Ce ne dà 4 apiari, 4 apiari per farne uno, per farne uno, per farne uno. Apiari. E niente, dobbiamo. O facciamo. Perché ci servono i tubi per l'energia. O facciamo i semi della redstone. E quindi dovremo fare anche la. No, vabbè, queste sono quest abbastanza inutili per il momento. Queste sono della witchery, capirai la differenza. Qua non ho capito cosa debba fare, sinceramente parlando. Quindi o facciamo i semi della redstone, oppure ci tocca fare la pietra. Per forza di cose ci tocca fare la pietra. E così poi ci sblocca anche altri semi, eccetera, eccetera, eccetera. Poi dovremmo ingrandire quella. Ah, vabbè, prima magari di fare quello, dato che ci siamo. Ah, tra l'altro ho sostituito la farm di alberi con dagli oak wood, ho usato i birch wood, perché almeno i birch wood non mi fanno quel gioco lì di crescere a dismisura, io devo perdere tempo a raccogliere legna. Qui succede ogni tanto una cosa strana, solo in quest'angolo di mappa piove, mentre tutto il resto della mappa no. Qua abbiamo ingrandito ovviamente la serra, diciamo. Eccola qui. Qua abbiamo messo gli experience seed, qua i blaze seed e qua gli obsidian. Oh merda, dove sono i... Porca miseria. Allora, facciamo così. Bene. Quelli dovrebbero essere gli ultimi per fortuna. Poi facciamo così, 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 così. E poi gli obsidian li devo analizzare. 979, perfetto. Vediamo questi. 10, 10, 10. 10, 7, 10. Dai, dai, dai. Questi almeno 10, 8 saranno. Infatti. All'orsa, 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 all'orsa. Io direi comunque di metterli lì direttamente. Allora, quelli sono quelli giusti, quelli che devo ottenere. Void bag, sperando di non fare la stessa cosa che ho fatto l'altra volta. Allora, questi, questi. No, vabbè, il resto mi serve. Allora, analizziamo i semi del Blaze. 6866. Questo. 796. Questi sono i migliori, I suppose. Quindi gli altri posso buttarli. Void back. Questi, 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 questi e questi. Poi facciamo così. Uno stacchettino giusto per. Che ne avrò a miliardi di questi cacchio di crops, vai a vedere dove sono finiti. Oh mio Dio, figa la farm. Allora, abbiamo fatto Blaze, Obsidian, Experience, perfetto. Fammi aprire un attimo il libro delle quest. Sì, la Strong. Ragazzi, mi sa che facciamo la strong, claimiamo e vi do l'appuntamento alla prossima. Quindi andiamo subito a vedere cosa ci può servire. Intanto sto morendo di fame. Perfect. Quindi strong infusion stone. Ah no, vabbè, una stronzata. Mi devo solo tenere a mente le essenze che
di cui ho bisogno. Allora, experience. Poi c'è alluminio, skeleton, gold, dirt. No, aspetta, perché c'è un pipistrello? Ma in teoria non dovrebbero essere tutti morti i pipistrelli. Allora, tutte queste essenze più 1, 2, 3, 4 delle normal essence, o come cacchio si chiama, regular essence. 15 ci serve l'experience, poi alluminium, skeleton, gold dovrebbe essere questa, e art, water, fire, air, obsidian, che è qui, e Blades. Ed ecco tutte le essenze per noi. Ok, cominciamo. Allora, è puntato verso lì, quindi cominciamo qui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Poi c'è questo e questo. 10, dovrebbe essere 10, 3, 6, 9, 10, perfetto. 1, 2, 3, 4. Poi mi serve la... Spero di averla qui. Non ce l'ho qui. Perché non ce l'ho qui? Perché non ce l'ho? Perché non ce l'ho? Perché devo ritardare sempre? Eccola qui, ma non male. Go! Oh, e finalmente andiamo a prenderci il nostro... La nostra Living Rook, che tra l'altro non so neanche... Quante ne ho ancora? No! Bastardo. Sbagliato. Ah, Strong Infusion Stone. Quindi, questbook alla mano. Claim reward. Gastier, sicuramente sarà uno dei semi che dovremo fare. Oh mio Dio! Rutile Seed, Glowstone, Redstone, Spidey, Crystal Currency. Dai, ma non... Le potevo temere prima queste mod, queste, non adesso. Sì, anche questa, cioè la potevo temere prima. Quindi avremo i nostri diamantini e i nostri smeraldini. Speed Seed, Spider Seed, Redstone Seed, Glowstone Seed, Rutile, eccetera, eccetera. Sì, si tratta tutto di crafting molto, molto simili. E poi vabbè, qua l'Extreme Infusion Stone, che sarà l'ultima, probabilmente. Vediamo se ci ha sbloccato qualcos'altro nel mentre. Allora, qui no. Quella c'era già. 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Qua 0. What the world embrace? Me ne mancano qua. Me ne manca qualcuna, però non... Vabbè, qua ok. The Inconing of Food World. Vabbè, qua le dovremmo fare. Qua ok. 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 A posto. No, non voglio andare su Twitch. Bene ragazzi, io direi che per il momento è tutto. Abbiamo visto un altro po' di quest, mentre il mana scorre furioso. E nella prossima puntata comunque vedrò di farvi vedere subito i semi, tutti i semi. Di questo livello qui. Ci vediamo alla prossima.